Buongiorno e buongiorno. Brucia tanto, amore? Io ti ho detto che qua no, non c'è. Adesso ti vado a cercare un cucchiaio. Tu stamattina alla grande, amore. È buono? Lo stai mangiando? Vuoi un po' di pane? Da accompagnare insieme alle uova? O la mangi così? Sai che anch'io ieri mattina mi sono fatta le uova strapazzate. Allora, buona colazione. Oggi è una giornata in cui siamo in navigazione tutto il giorno. Siamo in navigazione tutto il giorno, non ti fare male. Tu stanotte sei stata male, sei stata in bagno tutta la notte. E quindi oggi possiamo giocare, andare a mangiare la Nutella, se qualcuno lo desidera. Ma non lo so, secondo me no, vero? Nessuno vorrà la Nutella. Ah, vuoi la Nutella? Senti, però oggi sei stata un po' maluccio tu, eh? Quindi non so quanto ti possa far bene la Nutella. Vediamo da qui a oggi pomeriggio per la merenda come starà Anastasia. Va bene, buona colazione, ho fame, ciao. Vai a lavarti i dentini e ce ne andiamo in sala giochi, dai. Guardate un po' qui che chi abbiamo. Un esercito di paperelle, ma che carine. Ma guardate, quindi dove andiamo adesso? Anastasia, non ti ammazzare. Andiamo a cercare di recuperare altre paperelle, in sala giochi. Però io ve lo dico... Sono bellissime, io le adoro. Ah, stiamo facendo una grandissima collezione noi e i nostri amici Lollo e Christian, che dopo magari incontriamo, va bene? Sì. Stiamo anche un po' con loro. Domani siamo a Palermo, l'ultimo giorno per Christian e Lollo, poi noi faremo ancora Roma, loro scenderanno a Roma. Perché? Perché loro si sono imbarcati a Civitavecchia e quindi scenderanno a Civitavecchia, noi il giorno dopo a Savona, ok? Allora, adesso Anastasia è andata un secondo in bagno, poi andiamo a cercare le paperelle che non abbiamo. Che bellissimo! Tipo il drago. C'è una paperella molto bella. Guardate, guardate! Che bello. Game on. Game on. Inizia il gioco. Anche qui. Anche qui game on o game over? Game over. Beh, hai visto? Abbiamo game on e game over. Non ce ne eravamo accorte. Ok, stiamo andando dove, Ani? In sala giochi al ponte 16 a cercare le paperelle che ci mancano. Eccoci qua, è pieno? C'è troppa gente, Ani, vieni. Noi siamo sempre alla ricerca di un ascensore libero. Quale ascensore arriverà per primo? Quale? Siamo arrivate in sala giochi e voilà, nel nostro mondo. Vediamo un po' la situazione delle paperelle com'è. Guardiamo un po' le paperelle. Anastasia prende le tessere e adesso si darà la pazza gioia. Quella marrone non ce l'abbiamo, eh. Ale, cosa stai cercando di prendere? Ce l'abbiamo già? Pirata? Sì, non abbiamo già il pirata. Sì, guarda quella marrone. Quella marrone no, non ce l'abbiamo il pirata. A me sembra di sì, ragazze. No? Però guarda la fragola. Ce ne sono di più oggi. L'hanno caricato. Dai, prendi il pirata se dici di non averlo. A me sembra di sì, però. Se no c'è quello verde, se no c'è. Quale? Quello verde. Ha reso il pirata. Prendo quella verde. Non ce l'abbiamo, adesso guardo. Prendo quella verde di pirata. Ben arrivato. Sentiamo quella marrone, bambine. Vai. Spero, eh. Un pochino più a destra, Vane. Ok, prova. No. Vai. Prendo io? Posso provare? No. Provo io? Così. Vai. No. Vai. È andata sotto. Prova tu. Dai, Ani, prova tu. A destra, a destra, boh, prova. Bravissima Anastasia, bravissima. Ok, allora senti, adesso basta, lasciamo stare queste paperelle, le abbiamo già tutte, giochiamo a qualcos'altro. Non va? Bravissima, adesso basta. Adesso le abbiamo tutte, basta. Sfidate in una gara di moto? Vai. Brava Ani, prima! Brava amore, seconda? Sì, la trovate ieri, ma ieri? Lo so, anch'io sono arrivata prima. Brava Anastasia! Andiamo a ritirare le paperelle in stanza? No!
ho capito, ma io ce le ho tutte qua, sempre in cinta. È arrivato il nostro amico Lollo, ciao! Vai, giochiamo Lollo! Uccidiamo questi clown! Mi raccomando, vado in camera e torno, poso le paperelle e arrivo subito. Occhio a lei, un secondo veramente, Vanessa! Sì, Vane, non le dare, non la lasciare da sola, C'è Lollo? Grazie, arrivo subito. Siamo usciti al ponte d'oro. Vieni qua, amore. Allora andiamo a metterci una felpa perché sul ponte in cui si è... Vanessa! Ciao, colettina! Allora, Vanessa, lasciala stare perché la fai cadere. Dai, aspettiamo papà e andiamo a mangiare. E poi oggi pomeriggio incontriamo ancora Lollo e Christian. Andiamo a far merenda con la crepe oggi? Sì, adesso. No, adesso no, oggi. Con Lollo? Dobbiamo trovarli però, sì. Oggi per pranzo proviamo questo nuovo ristorante sulla nave che si chiama? Colombina? Colombina. Perché oggi siamo in navigazione e non siamo scesi da nessuna parte. Guarda per pranzo. Hai guardato il menù? Brava, ci sono le lasagne. Guarda se ci sono le lasagne. Ci sono le lasagne. Yeah. Sono le lasagnette? Buone. Sono buone alla fine? Dicevi che non erano buone. Sono piaciute? Brava, le mangiate quasi tutte, bravissima. Che è successo? Vanessa, ti sei madonna, Vanessa? Cosa hai fatto, Vanessina? Ma dai! No, mamma, non c'è! Brucia, per forza, è calda! Dai, dai, io però non ho disinfettante dietro, mi sono portata di tutto, ma mai pensavo che riuscivi a tagliarti in vacanza. Brucia, di brutto. Vane, Vane, ascolta, usa l'acqua fredda, non bollente. Dai. No, ma fa niente anche se brucia. Poi andiamo a chiedere se hanno un po' di disinfettante in farmacia. Ma perché urli? Cosa c'è? Ma no, cosa? È un po' d'acqua. Ah, ho comprato i cerotti, Ci sono i cerotti, lo vuoi? Cerottino? Ani, c'era un sacchetto di carta con dentro tutte le medicine che avevo comprato prima di venire qua. Vanessa, quanta carta stai usando? Buttalo l'ultimo pezzo, te l'ha passato. Era un sacchetto di carta. Che colore? Bianco. Vanessa, Madonna Santa, un dito, ti stai facendo una mano, un braccio. È solo un dito. Mi sembra un po' esagerata questa reazione per un dito. Forse è la prima volta che vi fate male. Ti brucia, amore. Adesso cerchiamo i cerottini, va bene? Punge. Brucia, punge. Mamma mia, il bagno era appena messo in ordine. Guardate, ragazzi, camera in ordine, vediamo quanto dura, Già abbiamo una felpa sbattuta qui, un pigiama buttato lì. Adesso lo cerco io. Devi chiedere a papà, sai, perché è messo in ordine. A meno che non è qua nei cassetti, ma non credo. No, è venuto a fare delle pulizie. No, ma era qui fino a stamattina, poi papà ha messo tutto in ordine. Chiediamo a lui. No, non ce l'ho. Fa vedere, Vane. Andiamo a chiedere il disinfettante? Sì, andiamo, dai, non mi piace. Guarda! Andiamo, dai. Una cosa, sì. Sì, ragazzi, abbiamo delle paperelle bellissime! Ma poi ne abbiamo tante. Sì, allora, ce ne sono ancora alcune che non siamo riusciti a prendere, soprattutto quella dalmata, ma è troppo in fondo e non so se ce la faremo. Questa è di stamattina, l'ho voluta io, me la sono presa io la fragolina. Prima di andare devo capire dov'è. Medical. 99. Chiedo dov'è allora, chiamo. Sì. Allora niente, Vane, ho chiamato e il pronto soccorso apre alle 4, se vuoi un po' di disinfettante. Se no cominciamo a mettere un cerottino, poi alle 4 andiamo, va bene? È al piano 3, mi ha detto la reception, ok? Vai, lo metti da sola o ti aiuto? Metti da sola? Ti brucia, amore? No. Ho visto, amore, ma come hai fatto poi? Scusa, stavi entrando in cabina. Fa vedere. Stavi entrando in bagno, scusa. È inciampata. Magari è ma no, visto. Qui ti sei tagliata, sì, secondo me. Sto facendo così perché mi si era infilato il dito per sbaglio. Quindi per tagliare l'ha fatto... Bene. Tagliato. Gioia, amore. Vabbè, anche questo... Però... Sì, dopo andiamo a disinfettare. Madonna, quanto sangue, dai. Sì, ma Ani, abbiamo trovato il... Non lo so, l'hanno trovato quelli delle pulizie, chissà dove l'avevamo lanciato noi, che siamo super ordinate, come anche a casa nostra. Guardate, giratemi. Cosa? Gliel'ho già fatto vedere, però ci sono già troppe cose che a me danno fastidio, però vabbè, pazienza. Io sono rassegnata. A posto? Dai, adesso riposiamoci un pochino che poi andiamo a far merenda con i nostri amici, va bene? No.
succede? Tanto c'è un altro e se lo sta rimettendo un altro. Ma andiamo a disinfettarci? No. Perché? Da chi? No, andiamo a disinfettarci. Andiamo un attimo al piano 3. Chiediamo all'infermeria, dai. Andiamo. È sempre meglio. No, vieni, poi no. Andiamo a mangiare la pizzetta. Non lo sto qua. Io non torno a prenderti, Ce l'hai le tessere nostre? Sì, ce le ho le tessere, stai tranquilla. Andiamo a disinfettarci questo dito. Fino al 3. Al desk 3 ha detto di andare. È il 3 dove ci siamo, dove siamo scesi 2 giorni fa per uscire e andare a Barcellona. Dobbiamo scendere, prendiamo l'ascensore. Allora, siamo arrivati al 5, lì c'è il bar. Qua è chiuso e qua si sale. O facciamo tutto il giro delle camere, probabilmente ce ne freghiamo di questo disinfettante. Ce l'hai il cerotto su? Allora andiamo a vedere se riusciamo a trovare i ragazzi. Qual è la Vane? Andiamo al bar o... Sì, andiamo. Volete far merenda o no? Avete fame o no? Mi avete detto che avevate fame. O al 16? No. Avevate fame e adesso andiamo a mangiare, non a giocare. L'8? Qual era? Sì, 8. Sei sicura? Ah sì, la sagra dei sapori, l'8. Finalmente siamo riusciti a prendere questa merenda di pizzette. Come sono? Sono buone? Sembrano buone. Adesso ne assaggio una, anche se non dovrei più mangiare. Va nel dito, brucia? Senti, magari più tardi con papà proviamo a vedere se riusciamo ad accedere al piano 3. Eh? Io vorrei disinfettarlo, preferisco. Non vorrei che ti venga un'infezione, va bene? Dici di no? Visto che abbiamo trovato la Nutella anche qui. Pensa che oggi è il 4º giorno che siamo sulla nave ed è la prima volta che facciamo merenda e c'è pane e Nutella. Hai visto? Tu e la tua crepe. Senti, ma i burrito come sono? Fritti e unti, vero? Io li immagino così unti. Adesso li assaggio. Ho fatto l'ascensore con il piano 3, quindi adesso ci andiamo. Ok, vediamo di disinfettare questo ditino, poi basta. Dobbiamo solo riuscire a capire dove è l'infermeria. Ospedale, eccolo qua, destra. No. Ospedale ingresso. Siamo riusciti a venire in ospedale anche sulla costa, eh? No, ma siamo dei geni. Chemical locker. Dalle 4 alle 5. Sono già le 5? Sì, sono le 4. No. Niente, sono le 6:15 e quindi è chiuso l'ospedale. Ma niente, Vanessa, questo dito non lo dobbiamo disinfettare. Andiamo. No, non toccare che magari suona qualche allarme. Boh, dai, a posto. Ci abbiamo provato, il tuo dito rimarrà così. Speriamo che non ti viene nessuna infezione. Ragazzi, l'abbiamo trovato dalle 4 alle 7. Apri. Aprire la porta. Andiamo? Apro io? Ok, adesso sciogli. Covid, zona rossa, no? Covid, green. Allora, spieghiamo ai nostri amici cosa è successo. Niente, è uscita questa infermiera che ci ha detto che per poterti disinfettare doveva uscire un medico, ti avrebbe prima guardato il dito e poi ti avrebbe eventualmente disinfettata, ma era anche a pagamento. Il medico forse non c'era e comunque direi che per questo taglio non ce n'è bisogno, a meno che domani il taglio non si aggrava, ma speriamo proprio di no. Ti fa ancora tanto male? Sì? Ma guarda te. No, non potevo portarmi il disinfettante con tutto quello che mi sono portata. Domani siamo a Palermo. Cosa sculacci te? Non cadere. Cristina, come stai? Questa giornata in navigazione sta per terminare con un bel dito rotto, eh? Poteva mancare. Dai, cerca di sopravvivere. Ma ti fa male? Ti fa un po' male, vero? Non mi piace questo taglio, mannaggia. Domani in farmacia a Palermo ti compro il disinfettante. Subito, ok? Dai, vado a lavarmi, se no facciamo tardi con i ragazzi che gli abbiamo dato appuntamento. Ciao Lollo, buon aperitivo. Uno dei quasi ultimi aperitivi, eh? Siamo quasi alla fine della crociera. Domani? Tu il giorno prima di noi. Quindi abbiamo ancora domani. E poi basta. Mamma, che tristezza. Fa niente, ci rivedremo, è una promessa, ok? Sicuro. Andiamo a cena, Lollo? Ci vediamo dopo in sala giochi, va bene, bimbe? Finiamo di mangiare, vi porto in sala giochi, E c'è Lollo che ci aspetta, va bene? Va bene, buon appetito, ci vediamo dopo. Se non hai altro da fare, aspettami che arrivo, va bene? Ciao, grazie, ciao. Ah, ma cos'è qui? Crepa a mezzanotte? Ti sei spaventata.
Avevi fame? Non prenderlo per vizio, signorina, eh? Solo stasera, la prossima volta mangi a tavolo, ok? Dai, veloci che andiamo a dormire. La giornata è finita e domani siamo a Palermo. Che bello. Giornata finita, fammi vedere il tuo ditino. Lo vuoi mettere un cerottino? Sembra che ti ha messo dei punti. Hai un brutto taglio, eh? Complimenti, sei stata veramente brava. Forse hai superato te stessa qua in vacanza. Non toccarlo, Vane, che non so neanche se hai le mani pulite. Vai a lavarti. Buonanotte, ci vediamo domani a Palermo. Notte, amore mio. Ho messo tutto in ordine. Tu sei speciale. Anch'io. Sì, tu sei specialissima, guarda. Però mi hai detto che mi piace. Dai, amore, diamo la buonanotte ai nostri cucciolini che domani ci dobbiamo svegliare presto, dai. Cucciolini e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video.